Dove siamo andati oggi? Purtroppo con la disgrazia car, perché è la seconda volta che ci viene spaccata durante i nostri servizi, siamo andati a vedere un posto molto particolare del Municipio 4. Guardate cosa c'è. Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report! Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report! Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report! Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report! City Report! Cari amici, che vi devo dire? Corvetto, purtroppo certe parti non si smentiscono mai. Stavamo facendo la registrazione, stavamo tornando via Fabio Massimo, quindi proprio sul vialone dove passano tutte le macchine a fianco al carrozziere, e l'esito è stato questo. Ci hanno demolito un finestrino della macchina. Alzati che facciamo vedere un po' di vetri per terra. E ci hanno rubato un po' di materiale. Che vi dobbiamo dire, soprattutto per quanto riguarda telecamere, batterie, eccetera, ci hanno fatto un piccolo danno. Comunque, non sarà neanche questo a farci abbattere, se era quello il loro tentativo, perché questo non è tanto un furto, dato che eravamo a 5 centimetri. Perché se così fosse, vuol dire che questa zona arriviamo a livelli di pericolosità che neanche San Siro. E chiudiamo qui. Siamo fuori dal borgo. Ex discoteca Parco delle Rose per chi ha più o meno la mia età, e questo è il parcheggio incustodito della discoteca. Come potete vedere, questo è anche un ingresso al parco. Direi che oltre ad essere sconnesso, messo molto male, sicuramente abbiamo la dimostrazione, l'abbiamo provata anche noi oggi. E vi ricordo che in questo caso non stiamo registrando la notte, stiamo registrando alle 4 del pomeriggio. Quindi orari in cui anche mamme e bambini sono in giro. E vi portiamo adesso a vedere questa situazione del Parco delle Rose. Guardate, anche qui la discarica è fatta. Tutta la zona è così perché è palesemente abbandonata. Quindi quando si parla della Milano sicura, della Milano, ecco, 150 agenti di polizia, forse bisogna sguinzagliarli non solo nelle solite aree centrali, a guardare la Madonnina del Duomo e le case dei vari potenti. Ecco, intorno qui, come vedete, guardate qua, c'è ancora la pioggia di giorni fa, questo mi dice quanto è tenuta bene questa situazione. Abbiamo anche i vari circoli sportivi che sono in questa via. Sì, ci stanno cercando. Ma gli stiamo dando fastidio parecchio qua, eh? Ok, questo è il borgo del tempo perso. Ex Karma, abbandonato da ormai parecchio tempo, è stato chiuso questo locale. E adesso diciamo che è lasciato un po' così. Noi l'altro giorno siamo venuti a fare i nostri sopralluoghi soliti e abbiamo visto che è aperto. Eccoci, siamo entrati dentro al borgo. Qui non so se vi ricordate, una volta si veniva qui, si entrava in macchina, questo era il posteggio VIP, quello diciamo riservato, e si veniva a ballare. Era anche una brillante struttura. Adesso invece, guardate cosa c'è. Quanto tempo, eh? Mi ricordo ancora Gigi D'Agostino. Guarda, qua ci si rivede, ci abbiamo lo specchio.
un martini mescolato, non shakerato, con? Col gin e l'oliva. Ecco, questo era il bar esterno. Come vedete è rimasto solo lo sporco, molte cose sono state spaccate e per me, che ero giovane, ho passato del tempo qui e stupisce veramente vederlo in queste condizioni. Ma andiamo a vedere il retro, la parte nuova dove si ballava. E stiamo proseguendo. Qui c'è un estintore che si vede che serviva più fuori. Queste sono le lampade dell'interno. Ah, qua c'è ancora l'ombrellone della Moët Chandon. Guarda qui dentro cosa c'è. Un ripostiglio di fogna incredibile. Attenzione alla strada, qui guardate il solito carrello, Paolo, quando diciamo del carrello. Carrello del degrado. Dove c'è il carrello c'è il degrado. Vi ricordo che qui c'erano anche le piscine, cioè, era una mega struttura questa qui. Un altro carrello anche di là, in lontananza. Ed eccoci, un po' di bivacchi, guardate i piatti, siamo nella parte nuova della struttura. Stai attento Paolo perché ci sono dei pezzi che sono rotti, qui sarà la biglietteria. Biglietto, privé, privé, privé. La seggiolina e adesso se riusciamo andiamo dall'altra parte sperando farmi passare prima a me che vediamo se il ponticello tiene. È abbastanza pericolante questo ponticello, Cammina tutto sul periferico così. Attenta alle spine perché l'ho preso anch'io, Ok. Piedi tutti e due lì sopra, sopra là, mai sul coso lì. Cari amici, oggi ci troviamo a fare il sopralluogo in due perché abbiamo dovuto lasciare una vedetta a causa della situazione che vedrete, che ci è capitata la nostra macchina. Tutto il colonnato. Qui siamo nel piazzale centrale, guardate, tutto devastato, tutto demolito, tutto asportato, schifezze. Quello è l'ingresso di una sala e questa era la console all'aperto. Andiamo a vedere gli interni, una volta era tutto damascato, molto bello, andiamo a vedere come oggi. Ragazzi, che devastazione! Questo era il bar. C'è ancora materiale, ci sono un po' di cornici. Qualcuno ha bevuto, ha messo fuoco qua.
come avete potuto vedere, sono in un altro bar. Purtroppo non si beve, guardate com'è tutto ridotto. Queste sono le poltrone del Karma. Stiamo passando a vedere altre sale del Karma. Io c'ero stato l'ultima volta, forse 7-8 anni fa. Un altro bancone nel bar. Guardate la scritta qui, meglio ladro che guardia. Insomma, l'atmosfera che abbiamo trovato è stata un pochettino sconvolgente in tutti i sensi oggi. Che dire, una devastazione assurda, hanno smontato anche il tetto qua, guarda. Come sempre furto di rame, l'insonorizzante, vedi questa è la insonorizzante. Che cosa ci aspetterà la prossima puntata? City Report!